situazione? Desenzano del Garda, attraverso l'associazione No Alter della Ria dell'Acca, ha voluto per il secondo anno consecutivo fare questa cerimonia, un premio la gardesanità riservata a coloro che di Desenzano hanno cercato di dare risalto. Ivo Spazzini, a nome dell'associazione, del gruppo che ha organizzato questo, ci spiega, soprattutto ci illustra i personaggi, ovviamente brevemente, che verranno premiati questa sera. Sono qui anche un po' in sostituzione del nostro rettore Alberto Rigoni, che ha avuto un piccolo malore ma sta bene, per cui lo salutiamo senza nessun problema. Noi già dall'anno scorso abbiamo dato via questa manifestazione, che vuole essere un riconoscimento a desenzanesi o anche gente che non è comunque nata a Desenzano ma che si è soprattutto distinta a Desenzano per la loro attività. Abbiamo quest'anno voluto dare un altro segnale alla cittadinanza, alla popolazione, e abbiamo scelto quattro persone che per la loro attività si sono contraddistinte. Marco Palvarini, industriale, titolare della Duraldur, che si è contraddistinto soprattutto per l'umanità della gestione dell'azienda, il rapporto con i propri dipendenti, con i propri operai. Poi abbiamo Armando Pomari, meglio conosciuto come l'Armando della Gina, la sua cioccolata calda e la sua Coppa Sport sono state compagnia per tutti i ragazzi dal 1960 fino ancora oggi, e tutti lo ricordiamo con tanto piacere, con tanto gratitudine e amore. Poi c'è Giovanni Turrini, che è il nostro barbiere per eccellenza da tantissimi anni, che ha svolto con amorevole capacità la sua professione, dando anche conforto poi all'ospedale, perché era stato il barbiere dei malati e dei sofferenti in ospedale. E poi c'è il premio alla memoria a Ettore Fantoni, che è stato il direttore del coro, prima del coro azzurro benacense e poi della corale di San Giovanni, con tanta dedizione e tanto amore per il canto e la sua attività, prima di tipografo, poi di volontariato nell'ACLI, si è poi aperta in questo grande amore per il canto.